Tutti, benvenuti sul mio canale Dolci e Flessi. Oggi un video collaborazione con la BB Craft. Vi ricordo sempre che le spese di spedizione fino a 25 euro, insomma, quando raggiungete le 25 euro, ecco, non si pagano. Allora, non fate ordini molto pesanti. Questo è un consiglio che vi dico perché poi alla fine rischio per la dogana, ecco, questo è molto importante. Io questa volta ho scelto tutti i manici per borse. Veramente a prezzi ottimi, dovete sempre controllare che io vi lascio il link sotto perché quando io faccio l'ordine, poi spesso cambiano, modificano i prezzi perché ci sono delle offerte continue. Allora io ho scelto, questi articoli perché erano scontati. Allora, qui tutto un pacchettato perché l'ho aperto ora. Una cosa che ho voluto prendere, questo è il codice. Sono perché volevo fare dei portaocchiali con la chiusura questa scatto ed è così. Oh, certo devo metterci il perno. Forse se ci metto un perno, ecco che si apre e si chiude. Qui c'è un piccolo perno dentro dove l'ho messi, forse l'ho portati di là, va bene. Ok, dei piccoli ferretti che si mettono qui che comunque bloccano l'apertura e questo si apre e si chiude a scatto, ecco, in questo modo, eccolo qua, e poi si richiude. E ovviamente volevo fare o dei portaocchiali o piccoli portamonete e questo sono curiosa, insomma. Ah, eccoli qui, ah, vabbè, eccoli, piccoli perni che si mettono dietro e si chiude il tutto. Allora, questo vediamo qui. Allora, e vi ho fatto vedere il codice. Non ho preso tantissime cose, eh. Questa volta ho preso poco perché non c'era niente che mi interessava più di tanto, perché già ho preso molto. Vediamoli insieme. Io non ho aperto nulla. Questo è il codice, sono dei manici in legno e questo è il codice, però insomma io vi lascio il codice sotto e ci andate direttamente. Allora, apriamoli. Beh, fatti molto bene. Diciamo che quattro manici circa saranno venuti sulle 10 euro, quattro manici, perché io non vado oltre. Allora, questi anche mi sembra 11 o 12 euro, ma ne sono tantissimi, cioè neanche li userò mai tutti, sono tanti. E all'incirca sì, il costo è questo, perché non c'erano altre cose, erano altri manici che già vi ho fatto vedere, per cui è molto resistente, molto bello, questo è il legno e come prezzo era ottimo, ottimo come prezzo, però vi dico sempre di controllare, voi controllate il link, poi ovviamente avete queste spese di spedizione dalle 25 euro in su, sono gratuite, però controllate per quanto riguarda il peso, perché molte signore hanno preso molte cose, il pacco era pesante e hanno poi pagato la dogana, per cui pacchi leggeri, un consiglio che vi do, insomma. Era ottimo prezzo, ottimo, veramente ottimo prezzo. Vediamo che poi neanche mi ricordo, eh. Vediamo un altro pacchetto. Ah, questo, eh. L'apriamo insieme. Prendo un paio di forbicette. Vediamo se ce l'ho qui, ce l'ho, ce l'ho. Poi queste io non le uso mai per queste cose, però va bene, dai. Per oggi si può fare. Perché io non l'ho aperto, è arrivato il pacchetto, ho controllato se non c'era niente di rotto, ma sigillano talmente tanto, tantissimo sigillano, eccoli qui. Questi mi hanno incuriosito. Allora, questo è il codice, forse è per così, questo è il loro codice. Andiamo ad aprire e vediamo. Questi manici sono in bambù. Sono molto carini e originali, poi sono leggerissimi e anche questi costavano pochissimo. Sono una coppia, due coppie e veramente molto originali perché uno qui può l'uncinetto può arrivare fino a qui e questo lasciarlo proprio come manico, come presa della borsa. Questo mi è piaciuto tanto perché è decorativo, è carino e poi pronto. No, anche questo è leggerissimo, è super super leggero.
Faremo poi delle borse, perché è ovvio che ancora non ho fatto una borsa con, sì, con i manici tondi, sì, però in bambù ancora non abbiamo fatto il legno. E questi ne sono, sì, due, se non sbaglio, sì, sempre sulle 10 euro. Sì, all'incirca sulle 10 euro, credo. Credo. Però voi se andate a vedere, poi trovate... Se andate a vedere sul loro sito, ci sono poi gli sconti. Un giorno scontano delle cose, una settimana scontano altre. Insomma, su alcune cose conviene. Vi ripeto sempre la leggerezza del pacco. Questo è il codice. È questo, ma è tutto. Eccolo qua. Questo è il codice, però ve lo lascio sempre sotto come punto di riferimento. Andiamo a vedere, questi è curiosa perché mi sembra, se non sbaglio, metti a fuoco, ok, e se non sbaglio, oggi proprio non può mettere a fuoco, ecco, se non sbaglio, quando l'ho presi, ma ne avevo notato soltanto uno, c'è stato un errore, credo, non lo so, o io ho ordinato male, può essere, questi invece li vendevano sempre, due coppie, eccoli qui, sposto. Molto carini, molto molto carini. Questi mi piacciono perché realizzando una borsa, no, qui ci passiamo il filo e rimane fermo e diventa insomma carina la borsa particolare. Poi ha questo effetto un po', ecco qui, bruciato, sono chiari, sono molto carini. Finalmente ne ho due coppie. Sono contenta perché l'altra volta ne era arrivato soltanto uno, ma probabilmente avevo io fatto l'ordine sbagliato, eh. Sicuramente questi sono poi molto leggeri, sì, leggermente più pesanti di questi, leggermente più pesanti, ma molto robusti, belli, fatti bene e anche di precisione, come vedete, sono proprio precisi, fatti bene. Belli, sono contenta. Un'ultima cosa che ho preso. Sì, ho preso pochissimo, che poi ripeto, quando non c'è gli articoli che mi interessano, oppure già l'ho preso, non c'è niente di nuovo, è inutile che prendo tante cose, perché poi mi riempio la casa di materiale e ci faccio ben poco. Questo è il codice, lo faccio vedere prima. Io sono così, è inutile ordinare cose che poi dopo non utilizzo. Che le tengo a fare? Ah, questi sono diversi? Ah, non lo so. No, sono uguali ma a colori diversi. Cioè, se lo apro un po' di più, che dite? Tutti i manici. Sono un po' indietro con le borse, perché di solito io le borse ne faccio di più d'estate. L'anno scorso ne ho realizzate proprio tante. Quest'anno sono un pochino indietro. Va bene. Allora. Rifacciamo a rivedere il codice, non si sa mai che quello fosse sbagliato, però io vi ripeto, sotto vi lascio i link. Controllate sempre i prezzi e fate i vostri calcoli. Sempre. Una cosa che vi dico, di controllare i prezzi. Allora, questo era, se non sbaglio, sono 1, 2, 3, si realizzano tre borse. Se non sbaglio, questi sono venuti sulle 12-13 euro, credo, qualcosa del genere, ma erano, non erano, questi neanche erano scontati, qui bisogna sempre guardare. Questi sono col marrone scuro, mi piacciono perché vedete dove possiamo mettere qui il cordino, lo possiamo mettere solo da questa parte, la borsa rimane libera, a differenza di questo. Che comunque dobbiamo cucire tutto. Questo è un po' diverso anche per le borse di lana, perché no? Questi di manici mi piacciono tantissimo. Tutti i manici che ho preso, questi quelli mi piacciono di più. Allora, l'ho presi. Questa era una confezione, sempre una confezione che vendevano questi tre colori insieme. E questo è quello scuro. Questo è il marrone intermedio, ma come sono fatti bene? Belli robusti e questo è quello chiaro, un po' più sul ciliegio. Io poi lavoro il legno sul ciliegio. Questi mi piacciono tra i tutti, questi mi piacciono di più, anche se questi sono diversi perché
Vedi, qui sempre qui si mette la cucitura, questo è più robusto perché è tondo, questo invece è piatto e più largo, poi dipende sempre dal tipo di borsa che vogliamo realizzare. Anche una granny con questi manici sono perfetti, perfetti. Per cui borse a coco adesso, sicuramente in cordino, perché in cotone sinceramente ho provato. O sì, si fa la granny e poi dopo bisogna mettere la borsa interna o foderarla bene. A me sinceramente non mi va. Oppure proviamo a farla in cordino, una bella granny. Poi ho anche la juta che possiamo farla, una bella borsa di juta con questi manici. Eh sì, dobbiamo fare un bel progetto. Poi ditemi quale manico vi piace di più e io la realizzo subito. Allora, questi sono i manici. Faccio vedere bene da vicino. Eccoli qui, questi sono i manici, sono tanti tanti. Queste erano le novità che c'erano nel sito, perché il resto l'ho prese tutte, anche le click clack. Adesso mi deve arrivare ancora un altro pacco da un'altra ditta, dove invece ho preso diverse cose diverse, anche delle click clack molto carine da fare. Però quel pacco mi è tornato indietro e avevano sbagliato l'indirizzo, per cui già doveva essere qui. Niente, ora devo mandare l'email e vedere. Insomma, vi dico un po' di fatti miei, ecco. È poco professional, però insomma, per me siete tutte amiche, per cui mi piace parlare con voi e dirvi le cose, insomma, senza problemi. Poi la trasparenza, io credo che la trasparenza in un canale deve essere la prima cosa. È inutile far vedere collaboro o non collaboro. Se collaboro con un'azienda lo dico, se mi regalano dei prodotti lo dico e non c'è bisogno di far vedere cose per un'altra. E poi se conviene, perché la cosa è questa: io vi faccio vedere le cose, vi dico di andare a vedere, però vi dico anche stare attenti ai prezzi, nel senso, io l'ho prese perché erano di, diciamo, ho preso il doppio del materiale con quel prezzo. Poi può essere in questa settimana questi prezzi sono leggermente di più, possono essere di meno. Voi controllate, fatevi i vostri conti e non fate pacchi troppo pesanti. Troppo pesanti no, perché poi c'è il rischio della. Non si paga la dogana mai. È successo che in alcune signore che hanno fatto ordini grandi, superate le 25 euro. Vi prendete le vostre cose, non pagate la spedizione, via, e tanto vale poi farne un altro. Ecco, questo è il consiglio che vi do. Allora, io vi saluto. Sono pronta per altri tutorial. Molti mi chiedono, Lana, come va, come sta, insomma, tutto ok. Poi faremo un video, una live insieme, ma anche su Instagram, insomma, ci possiamo poi, insomma, chiacchierare un po' con voi. Mi piace di più perché così parlo da sola e non so cosa mi dite. Poi vado a leggere i commenti, però oggi proprio chiacchiero all'infinito. Va bene, vi lascio stare perché già vi avrò scocciato, già lo so. Allora, un bacione a tutti, ci vediamo ai prossimi tutorial. Venerdì, questo se lo pubblico mercoledì, allora, venerdì c'è un bellissimo tutorial, e poi insomma ci vediamo, insomma, fino ad agosto comunque i tutorial ci sono sempre. Rallenterò giusto un pochino in agosto. Giusto un po' ad agosto rallento, ma i tutorial ci sono sempre. Un bacione a tutte, iscrivetevi anche su Instagram, ci sono sempre le anteprime. Un bacione, ci vediamo ai prossimi tutorial. Ciao amiche!